persone dispiaciute della prova dei ragazzi che si è provato fino alla fine, purtroppo c'è ancora un po' di coesione, un po' di cooperazione, ma che sia, a casa da Firenze fiducioso, abbiamo una settimana per iniziare la nostra stagione e voglio essere fiducioso per il nostro campionato. Quindi qualche altro passo come credo sia da fare il giocatore, anche da parte di Piero che ha tagliato un po' troppo, poi forse un pizzico di rammarico per il 16-14 del primo set, avete avuto anche la palla del 17-14, avete subito poi due muri tra cui un muro a uno, forse quello è il momento in cui ti può dispiacere maggiormente. Hai ragione, ma è tutto vero, nel senso che sai, quello che noto in campo è che ancora mancano i dettagli che fanno grande una squadra, no? Mi riferisco ovviamente, come ho detto precedentemente, battuta e ricezione dobbiamo essere più bravi, ricezione certamente, ma la linea di ricezione è totalmente nuova, non abbiamo quasi mai provato ufficialmente, solo il weekend scorso, no? Con pochi allenamenti sulle spalle. Credo che si debba crescere proprio sotto questo profilo, ovviamente giocare contro Perugia è complicato perché loro ti mettono sempre pressione e special modo facevano le cose giuste nei momenti importanti della grande squadra e noi non riuscivamo a essere incisivi nei momenti importanti. Poi ribadisco, la cosa che mi è piaciuto è lo spirito, i ragazzi ci hanno provato realmente con quello che avevano, oggi non era sufficiente, mi auguro che la prossima volta che giochiamo contro loro sia qualcosa di meglio. Le distanze si possono assottigliare rispetto alle prime due? O? Sì, io penso, come dire, penso che certamente Trento e Perugia in questo momento abbiano qualcosa in più delle altre, perché ovviamente hanno l'ossatura dell'anno scorso, quindi sono rinfrescato le cose, noi al contrario siamo tutti da costruire, anche i cambi in panchina li devo calibrare, perché sai, provato Bove in battuta, ma non era tirato una palla a metà rete, bisogna inserirsi con calma, però ho voluto dare spazio anche a Mandiraci, che è un giocatore secondo me che ci renderà molto utile, e devo cercare di vedere come utilizzare la squadra e onestamente ancora non sono al 100%. L'ultima solo sul loro olimpico femminile visto da voi? Evviva Velasco! Grazie.